essere la coniglietta del mese è l'onore più grande che esista. Sei lì, dici, sono nuda al centro esatto di una rivista. Ciao ragazze! Ciao Shelly, ti trovo bene. Shelly viveva in un sogno, ma un giorno fece l'unica cosa che una coniglietta non dovrebbe mai fare. Diventò vecchia. Ma ho 27 anni. Per una coniglietta equivale a 59. Che c'è, piccola? Ti senti bene? Sei triste? Ora dovrebbe mettere questo in bocca. Davvero? Allora io vado. Ho fatto solo quello che mi ha chiesto. Che stupido! Sembra la Playboy Mansion in miniatura. Ora... Questa è una scuola? Questa coniglietta insegnerà a queste ragazze... Tutti ci considerano sfigate. Sono una coniglietta, i carcerati mi adorano. I trucchi del suo mestiere. Vi voglio veramente aiutare e so che posso farlo. Shelly, dov'è l'accappatoio? Vado in giro come mi ha creata Dio con l'aiuto del dottor Barkman. E lei invece è Harmony. Harmony, perché fai così? Niente, mi aiuta a ricordare i nomi delle persone. Natalie. Wow, abbiamo trovato l'esorcista. Reinventerà il loro look. Gli occhi sono i capezzoli della faccia. E trasformerà questa casa. Io farò di voi le ragazze più sexy del campus. Nel suo esatto contrario. Ti senti bene? Guarda che gli occhiali non mi fanno girare la testa. Che palle! Organizzeremo la più ficcazzona delle teste. A volte aiutare gli amici. Insieme possiamo fare qualsiasi cosa. È il modo migliore per aiutare se stessi. Fallo anche con me. Ma perché fanno così? Maschietti che fanno i maschietti. Grazie al cielo. Anna Faris è la coniglietta di casa. Mi sa che l'altro giorno mi sono caduti dei saldi qui. Come cacchio scatta!